A un anno e mezzo dal precedente consiglio comunale monotematico sulla sanità, ieri il governatore Acquaroli si è ripresentato nel municipio pesarese, supportato dagli assessori Saltamartini e Baldelli, oltre alla presenza della direttrice dell'azienda sanitaria territoriale, Nadia Storti. Regione che è stata incalzata dal Consiglio Comunale su tanti quesiti trasversali all'andamento della sanità, a cominciare dal nuovo ospedale da costruire a Muraglia, sul quale da ieri la gara d'appalto ha stretto il cerchio su 12 studi di progettazione. Ben 12 studi, una gara molto partecipata, di cui siamo orgogliosi perché la prima gara di questo tipo è stata pubblicata proprio dalla Regione Marche. Il più grande investimento mai realizzato dalla nostra regione si realizza a Pesaro. Faremo grande attenzione al contesto urbanistico in cui si va ad inserire il nuovo ospedale nel quartiere di Muraglia, perché vogliamo l'integrazione di questo nuovo grande presidio in un territorio molto fragile ma anche molto bello. Sottolineeremo, tra l'altro, nella scelta dei partecipanti, coloro i quali hanno dei requisiti tecnici che li hanno portati in passato a costruire nuove strutture ospedaliere avanzate anche tecnologicamente, come sarà quello di Pesaro, tanto che nella pesatura delle offerte il 10% sarà dedicato alla parte economica, ma il 90% sulle qualità tecniche dei progettisti. Baldelli ha ricordato come ci sono tutte le carte in regola per rispettare il cronoprogramma di via ai lavori per fine 2024. Il cronoprogramma varrà rispettato, abbiamo chiesto all'ASTA di liberare entro settembre 2024 gli stabili che dovranno essere abbattuti per la costruzione del nuovo ospedale, perché da quella data noi cominceremo le procedure per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero. Da tutte le bonifiche necessarie, da quelle archeologiche a quelle belliche, alla rimozione degli edifici che insistono sull'area dove costruiremo il nuovo ospedale e poi la costruzione del nuovo ospedale. Dopo il dietrofront sull'ospedale unico, Ricci ha chiesto espressamente un progetto pensato come modulare. Anche noi vogliamo che il progetto sia bello, vi chiediamo che sia modulare, perché io penso che alla fine i numeri iniziali, cioè quello di 600 posti, ritornerà ad essere l'esigenza vera di questo territorio. Acquaroli ha ricordato come quella pesarese sia la provincia sulla quale si stia maggiormente concentrando lo sforzo della riforma sanitaria. Il comprensorio dove la riforma sanitaria sta incidendo in maniera significativa, dove stiamo cercando di riunificare, abbiamo già riunificato l'area vasta e Marche Nord, e dove noi puntiamo tantissimo per abbattere la mobilità passiva. Abbattimento della mobilità passiva che per l'assessore Saltamartini avrà nel nuovo ospedale uno snodo determinante. Ci sono i fondi e c'è un ospedale da 460 posti letto progettati. Noi oggi ne avevamo 382, quindi aumentiamo la dotazione spostando dei posti letto sul pesarese. Quindi cominciamo a partire con il riequilibrio dei posti letto sulla provincia, sulla ST di Pesaro. Ricci ha poi incalzato l'ASTA su un maggior coinvolgimento nei trasferimenti e ha invitato a maggior chiarezza su contenuti e dinamiche di rete. Cosa ci volete fare dentro l'ospedale? Che eccellenze ci saranno? Come sarà organizzato? Lo possiamo sapere? È una domanda legittima oppure no? Se vogliamo fermare la mobilità passiva, come si rapporterà con Fano? Rifacciamo due primari per ogni struttura? Come si rapporta con Urbino, che era l'ospedale di rete, e Pergola, che è l'ospedale di Polo? Per Acquaroli, la linea tracciata dalla Regione prosegue sul percorso intrapreso nel Consiglio monotematico di 18 mesi prima. Siamo qua per il secondo consiglio monotematico aperto. A me fa piacere questo tipo di rapporto che si stabilisce, perché è un rapporto di natura istituzionale. Le difficoltà, le criticità ci sono nelle Marche, c'è cioè in tutta Italia, per via di un sottofinanziamento che per tanti anni è avvenuto. Ora devo dire che grazie al governo, anche quest'anno in finanziaria ci sarà un nuovo finanziamento a sostegno del sistema sanitario nazionale e quindi di quello regionale, a caduta, per il rinnovo dei contratti, per l'abbattimento delle liste d'attesa. Sono risorse importanti che noi attendavamo da tanto tempo, che speriamo nei prossimi mesi e con l'aiuto delle nuove aziende e del nuovo piano sociosanitario potrà produrre gli effetti sperati.